Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Bene, oggi siamo in compagnia di Lorenzo. Ciao, piacere. E lo avete già visto nel video della Renault Clio E-Tech, che era quello di sua sorella Elena. Vi avevamo promesso di fare un video confronto con la sua Seat Ibiza, ed eccola qua. E il video non lo faremo perché abbiamo parlato un po' così una sera, abbiamo detto fare un video di confronto, ci voleva la stessa auto. Magari è lo stesso segmento, ma quindi parleremo più che altro, magari durante il video parleremo un po' di confronto con la sua, con la Clio di Elena e parleremo soprattutto di consumi, la differenza, no? Sì. Lorenzo, facciamo sì, così. Sì. E, bene, allora oggi parliamo della Seat Ibiza 1.6 turbo diesel, giusto? Se non sbaglio, 115 cavalli. E perché portiamo questa recensione qua? Perché a parte che io adesso sono salito per la prima volta e ho detto sembra ancora nuova, e quanti chilometri ha Lorenzo? 110.000 superati. Bueno, quindi ha già fatto 110.000 chilometri in 5 anni. Esatto. Perché sì, è il 2019. Esatto, sì, aprile 2019. Quindi sì, siamo a 5 anni e qualche mese insomma. E quindi perché portiamo questa recensione qua? Perché ci piace portare un'auto dopo tutti questi chilometri, quali sono stati i problemi, i difetti, i pregi di quest'auto, i consumi reali, perché dopo tutti questi chilometri di sicuro Lorenzo ci sa raccontare quanto consuma, e soprattutto vedere un'auto dopo 5 anni se la possiamo considerare ancora un buon acquisto, magari se qualcuno va a prendersi un usato. Usato, certo. Oggi non la fanno più questa versione turbo diesel. È vero. Fanno solo benzina, il 1000. Il 1000, esatto. Sì, ho visto. Sì. Turbo, e non la fanno più, peccato, perché è un'auto dai consumi veramente molto molto bassi. Bene, quindi adesso facciamo un giro attorno all'auto, nel frattempo Lorenzo ci racconta un po' com'è. Lorenzo, come mai la scelta di questo colore rosso bello così acceso, una serie di option? Beh, diciamo che quando dovevo cercare l'auto cercavo un'auto sportiva ma che comunque mi potesse permettere di avere, diciamo, dei consumi un po' contenuti, visto che comunque un po' di chilometri ne faccio. E in quel momento quello che c'è a disposizione nel mercato, l'Ibiza mi aveva super colpito. Accessorati in questo modo, poi vedrete, diciamo, c'è i cerchi in lega, così alcuni dettagli, e questo rosso era proprio l'auto giusta, ecco, rispettava sì, tutte le caratteristiche che cercavo all'epoca. Quindi è stato più un fattore estetico e sicuramente anche il fatto del motore, dei consumi, e comunque con 115 cavalli, insomma, un po' di divertimento riesce a darlo. Beh, dopo se riusciamo facciamo una piccola prova, sì, un piccolo giretto anche, per vedere, sì, sì. Però comunque 115 cavalli su un'auto così bassa soprattutto, sì, e anche non penso sia tanto pesante. No, esatto. Il motore c'è, ha anche una bella copia, il classico 1.6 del gruppo Volkswagen, esatto, che va bene, insomma. Bene, dai, allora facciamo un giretto attorno, vediamo un po' di option, così Lorenzo ce la racconta, guardiamo gli interni, poi una prova su strada veloce e le conclusioni. Eccoci qua. Allora, partiamo dal frontale, che è bello aggressivo e sportivo, con questa linea qui rosso su nero. Vedete la sigla FR che c'è qui davanti, che era la versione sportiva, sì, se non sbaglio. Sì, giusto. Ok, fari già di serie full LED. Esatto, per questa versione era di serie, altrimenti c'erano gli alogeni, questo era già, diciamo, un option. Diciamo che quello che vedrete, ci saranno moltissimi optional che erano stati aggiunti. Ah, ok, proprio per la versione FR. Per la versione FR o che ho aggiunto io poi. Ah, ok, quindi i fari erano già di serie, full LED, e sia gli abbaglianti che gli anabbaglianti. Esatto. E più qua abbiamo la posizione con il classico disegno di Seat, che si riconosce sia questo che anche la Leon ha lo stesso disegno, sì, all'incirca. Sì, esatto. Ok, fari fendinebbia. Alogeni. Alogeni, quindi questi sono alogeni. Anche le frecce sono che si illumina tutto il quadrato, se non, esatto, sbaglio. Esatto, poi magari, okay, magari lo accendiamo. Dopo lo accendiamo, sì, facciamo vedere. E vedete anche che comunque la griglia cromata qua penso sia stata per tutte. E magari ha già il radar qui davanti, sì, e all'anticollisione, quindi. Esatto, anticollisione, e c'era un option che io non avevo aggiunto che era anche per il cruise control adattivo. Ah, ok. E abbiamo anche i sensori di parcheggio, sia frontali che posteriori. Giusto. Ok. Poi abbiamo questi bellissimi cerchi qui che donano, bah, guardate che linea che ha così, con questi cerchi qua belli aperti, belli, proprio belle pinze dei freni rosse. Questo era un pacchetto, esatto, erano entrambi optional che ho aggiunto, c'era questi cerchi in lega più i red pack che aggiunge le pinze rosse e altri dettagli che poi vedremo all'interno. Ok,
e i cerchi sono da 18, la ruota è un 215/40 ZR 18, come vedete, belli. No, meritano queste qua, guardatela così. È bellissima. È una bella linea. Lo specchietto nero, fatto a punta così, che sembra quasi che tagli proprio, che voglia tagliare l'aria, e poi queste frecce messe qua, sempre a LED, belle, belle, belle. Allora, guardate, l'auto ha 5 anni e 110.000 km, sembra nuova. Belle anche dietro, i cerchi in lega e soprattutto i freni a disco anche dietro, che anche questa qua è una cosa da non sottovalutare. Poi vedendola dal dietro, eccola qua, tutta rossa, dei finti scarichi, che vediamo qui, perché lo scarico è sotto là, 2006, bella anche questa qua con la scritta FR, anche i fari dietro sono... Sono LED, LED sì, e invece però le frecce e anche la retromarcia sono alogene. Ah, sempre alogene. La scritta Seat Ibiza, che adesso la fanno in corsivo se non sbaglio. Sì, esatto. E poi qui la scritta FR. Adesso andiamo a vedere un attimo il bagagliaio per vedere le dimensioni. Che Lorenzo si apre. Eccolo qua. Vedete anche qui tutto rivestito in moquette. E abbiamo il metro per misurare. Sì, dopo... Abbiamo anche il doppio fondo qui potenzialmente. Ah, okay. E questo, se non sbaglio, è anche un sub. Sì, esatto, sub dell'impianto Beats, che anche quello era un option, che era stato aggiunto. Anche quello lì è stato aggiunto come option. Questo era un option. Ok. Allora abbiamo un bagagliaio di diciamo di entrata di 86 centimetri. Sì, 85-86 centimetri. L'interno è profondo 70 centimetri. Sì. Ed un'altezza dalla capelliera, ma come bocca, siamo lì. Bocca è qui, è circa 65, un po' meno. Beh, comunque è bello, cioè, per essere un'auto di segmento B, ci stiamo, ed è bello. Vedete che proprio tutto ben rifinito e rivestito in moquette. Guardate anche il gancio qui, è stato pitturato di rosso, non lasciato in nero. Sono alcuni dettagli che magari... su altre auto non si vedono. Sì, poi all'epoca davano anche una retina che aiutava a mantenere tutti gli oggetti stabili, e quindi l'aggiunta anche di quello aiutava un po', sì. Bella, sì. Una bella linea, è ancora super super attuale secondo me questa Ibiza. Bene, adesso proviamo a salire dietro, magari sale Lorenzo dietro, io guardo da qua e vediamo un attimo, guardate che bella maniglia importante. Eccoci qua, e questo è il dietro di come si sta seduti. Allora, Lorenzo è alto circa 1,78-1,80 m. Sì, esatto, 80. Okay. Sì. Davanti. Il sedile è alla mia altezza. Ok, il sedile è alla sua altezza, e guardate ancora quanto spazio c'è per stare seduti tranquilli. Ecco. Dei bellissimi sedili, se non sbaglio questi qua sono sedili in pelle e alcantara. Alcantara, esatto. Anche questo option l'ho aggiunto da me, perché di base sarebbe stato solo in tessuto. Solo in tessuto e anche le cinture. Le cinture facevano sempre parte del pacchetto Red Pack. E quindi questa cucitura qua rossa fa parte del pacchetto. Sì. Non abbiamo nessuna maniglia per uscire, vedo. No, esatto. Però abbiamo il tettuccio apribile, che non so se era un option anche questo. Anche questo era option. Beh, ne hai messo un po' di occhio allora. Ne abbiamo messi, sì. Sì. Alla fine, ti ricordi circa quanto l'avevate pagato? L'avevi sì, pagata? 23.500. Sì. Beh, diciamo che rapportato ai prezzi di oggi non è tanto. Ora no, esatto. Perché penso che un'auto accessoriata così adesso sarà quasi sui 30.000 euro. Sì, esatto. Avevo provato a riconfigurarla e praticamente si arriva a 30.000. 30.000, sì. È aumentato tutto tantissimo. E vi faccio vedere anche vista da dietro, insomma, così. Eccolo qua, il nostro bel cruscotto, guardate che bel display, e guardate soprattutto le rifiniture che sono ancora perfette. E questo è visto dal tettuccio apribile, che è sempre una cosa, secondo me è sempre quell'optional in più che è bello bello sfizioso così. Eccoci qua, e questo è visto dietro. Non ci sono bocchette dell'aria dietro, no, non ci sono neanche prese USB. Sembra di no, ma queste cose sono venute fuori negli un po' ultimi dopo, anni. Sì, sì, all'epoca non c'era molto. Però abbiamo un climatizzatore comunque bizona, che adesso andiamo a vedere davanti. Eccoci qua, vi faccio vedere un attimo il pannello porta, che comunque ha delle belle plastiche morbide, non è proprio rigido rigido al massimo, la rifinitura qui
colore alluminio. Vedete qui, anche qui sotto tra l'altro ci sono anche le luci, sì, ecco, che forse si vedono. Eccole qua. Sì, si vedono che è tutto in rosso. Bello, di sera deve essere una bella atmosfera. Sì, esatto. Qui sempre pelle morbida, anche qui dove si appoggia il gomito, sempre pelle morbida, le cuciture rosse, che era un optional che ci diceva prima. Sì, esatto, sempre parte del red pack. Ok, ma anche le luci qua erano un optional? No, quello no. Era di serie, ok. Quattro finestrini elettrici e la regolazione degli specchietti, il blocco dei finestrini, e poi un altro optional è questo. Questa B qua, che sta per l'impianto della Beats, che è un impianto audio elaborato, diciamo così. Sì, esatto. Però di serie, dato proprio da Seat. Qui poi abbiamo i classici comandi del gruppo Volkswagen, che sono qua messi pronti in automatico, i fari, sempre le cuciture in rosso che danno quel bel tocco lì, e poi qui abbiamo il nostro volante sportivo, piccolino, bello a tre razze, con scritta sempre FR anche qui. E poi volevo farvi vedere un attimo i sedili, perché nonostante i 5 anni e i 110.000 km, quindi Lorenzo l'ha usato perché deve sedersi per guidare e per fare quei chilometri là, guardate, non ha un segno di usura. Infatti secondo me l'auto è come se fosse nuova. No, Lorenzo? Sì, diciamo, confermo. Poi per carità, io sono abbastanza attento e delicato, ma comunque sì. Insomma il sedile per forza l'usura... Sì, dovrebbe notare, ma no, è ancora perfetto. Ottimo. Cioè, stavo guardando anche il pannello porta adesso che l'ho presentato ed è ancora sì. Perfettissimo. Eccolo qua. E adesso io salgo dall'altra parte così vediamo un attimo i quattro strumenti e Lorenzo si spiega un attimo gli interni. Eccoci qua, quindi siamo all'interno, abbiamo il driver display, guardate che bello che è. Si poteva cambiare anche le grafiche, sì, Lorenzo? Esatto. Sì, ecco. Questo era un optional, non era già così? Questo per l'FR era già così. Guarda, questo è proprio sì. Bello, questo è veramente bello. Tra l'altro dà un sacco di dettagli perché si può cambiare, addirittura, non so, si può vedere l'autonomia di AdBlue precisa, che non tutte le auto lo danno, okay. I dispositivi di comfort, quindi quanto sta consumando il climatizzatore, okay. Come litri orari. Si può vedere anche la temperatura dell'olio, che normalmente viene data solo temperatura dell'acqua, quindi ha una serie di dettagli che per chi è un po' più nerd, è sicuramente sì. Bello, perché infatti a me piace sempre guardare qualche info in più. Ma ha un display grande, bello, ben illuminato e queste grafiche qua che possono sì. Cambiare. Sinceramente ho visto le ultime auto, non mettono più il contagiri e la grafica così, diciamo, dall'analogico passare al digitale. E non mi piace, queste sono veramente sì. Belle. Tra l'altro in questa visualizzazione, se sì. Dovessimo mettere anche il navigatore, si vedrebbe proprio le indicazioni. Ah, okay. Dovrei farlo avviare, si vedrebbero le indicazioni proprio grandi, come all'epoca faceva Audi, ok? Quindi sempre okay. Gruppo Volkswagen, quindi hanno ripreso alcuni dettagli dalle sorelle maggiori. Bello, bel display. Poi abbiamo il display qui centrale, rosso, esatto. Sempre con le bordini rossi, climatizzatore automatico B-zona, sì. Quindi su un'auto di segmento sì. B avere un clima B-zona non è da tutti, insomma. E guardate anche le plastiche, anche qui sono ancora perfette, non hanno nessun segno di usura. Qui abbiamo plastica, pelle, e sempre cucita in rosso, sempre morbida. E poi bello, a me piace tantissimo questo specchietto qua fatto a punta così, è un tocco in più, che tra l'altro si vede anche la freccia quando si inserisce. Okay. Sei fuori la freccia, quella lì hanno fatto la trasparenza così sì. Va a giocare, bello. Poi abbiamo anche Android Auto e Apple CarPlay, okay. Che all'epoca, diciamo, avendo l'FR aveva, diciamo, già compreso questo, ovviamente con cavo perché all'epoca non esisteva ancora wireless. Però sì, questo è molto utile sicuramente, perché il navigatore che c'è nell'auto l'ho provato un paio di volte, ma non è il massimo, ecco, e quindi... Prima stavi facendo vedere sì, un attimo la grafica. Diciamo, a parte la grafica, anche le indicazioni, ora non sì. Ricordo chi è il fornitore, ma diciamo Google Maps dice 10-0, sì, esatto. Sì, quello sì. Abbiamo un cambio a 6 marce, sì. E dopo in caso se andiamo a fare una prova vediamo anche come va, come giri, eccetera. È un... Anche qui lo specchietto classico qua fatto bello a punta, e abbiamo i comandi del tettuccio apribile. Uh-huh. E con le luci a LED. Ah, ok, con le luci interne anche sempre a LED, e questa è una bella cosa. E qua abbiamo il nostro tettuccio apribile, che eccoci qua, e possiamo vedere fuori, abbiamo la tendina. Dietro non ci sono dietro luci. Dietro non ci sono luci, infatti. Ah, ecco. Sì, questo è un po' un piccolo difetto sicuramente. Sì.
Lorenzo, magari che siamo qua, guardiamo un attimo magari i consumi che hai, sì. Dopo tutti questi chilometri comunque siamo già 110.281 per la precisione. Sì, esatto. Allora, ci parla un po' magari dei consumi, ecco. Chiaro, diciamo, ora non ve li faccio vedere perché li ho resettati per fare alcune prove, non sono molto reali, ma diciamo dalla mia esperienza, con una guida normale, diciamo, siamo tra extraurbana e urbana, siamo a 4,4 litri, 4,5 per 100 km. Con una guida un po' più aggressiva arriviamo a 5,1 e in autostrada a 120 siamo a 4,9 più o meno. Quindi sicuramente se qualcuno deve viaggiare è sicuramente un'auto perfetta, ecco, per questo scopo. Ecco, allora magari torniamo un attimo sul discorso che parlavamo dell'auto di Elena, sì, che è un'ibrida. Sì. E secondo me in città sì, meglio forse l'ibrida. Sicuramente, sicuramente. Perché di sicuro i consumi sono più bassi, ma in autostrada penso che questa sia imbattibile. Come... Sì. Sì, questa consuma molto meno di quella di Elena, quella arriva a consumare molto, molto di più e quindi diciamo arrivi a fare punte anche di 7 litri, 7,5, okay, quindi decisamente più alto e quindi... Quindi quello che... Per il viaggio il diesel sì, vince. Sì, purtroppo l'hanno tolto, io non capisco perché, vabbè, queste scelte che poi si fanno loro perché... Perché se facessero un'ibrida 1.6 turbo diesel... ibrida, uh-huh, cacchio, riusciremo a fare penso 30-31 con un litro, sì, sì. Purtroppo non è così, sì. non si sa come mai, c'è solo un'azienda che lo fa, ho visto Mercedes, Mercedes, lo fa. Mercedes sì, fa i turbo diesel ibridi, è non vero. Capisco perché solo loro fanno queste cose, non ho idea, boh, scelte, probabilmente target anche sì, di acquirenti, ok, e poi che dire, per il resto guardate le rifiniture, sì, cioè l'usura, no, me, zero. Perfetta. Difetti in questi 5 anni non ci sono stati, non ho avuto mai alcun tipo di problema, zero, e non ha scontrato nulla. Ecco, una piccola cosa è che la radio DAB nell'ultimo anno inizia, diciamo, a non funzionare correttamente, non so se c'è un problema all'antenna o che cos'ha, diciamo non la uso così spesso, uso FM, quindi comunque non l'ho mai portata, diciamo, a verificare il problema, però ecco, questa è l'unica piccola cosa che ha avuto. E poi, diciamo, nell'ultimo anno, nell'inverno, alcune plastiche qui davanti e nel pannello porta passeggero a volte scricchiolano un po', ma ho notato questa cosa solo quest'inverno e probabilmente magari alcuni punti dove la plastica è un po' più rigida magari si sente qualche scricchiolio, però per il resto zero, perfetto. Problemi di fantastico, elettronica, no, di zero, motore, di fantastico, cosa, tutto ok. Beh, sì, cioè, adesso non so se riesco a farvi rendere conto di come è messa l'auto, ma è veramente, per me se mettessero i chilometri a zero gli dico questa auto è nuova, c'è poco da fare, quello sì. Ed è molto molto, anche come linea può andare tranquillamente ancora, anche qui abbiamo ancora due prese USB già, sì, predisposte, ma adesso mettono l'USB-C, qui il, sì, jack da 3,5, poi per quanto riguarda il cambio, questi sono i sensori di parcheggio. Ah, la retrocamera, sì, esatto, mi sembra di averla vista, se noi prima inseriamo. Ok, e guardate anche come definizione, molto molto valida secondo me, ci sono auto che adesso non hanno ancora, sì, anche di notte si vede bene. Ok, anche di notte, quindi anche quello sarebbe bello da vedere. Ok, qua abbiamo modalità mod, cos'è? Esatto, si può cambiare tra modalità eco, sport o individual. Ok. Devo dire che questo non cambia molto l'assetto dell'auto, infatti alla fine la tengo sempre in modalità normal perché non ho notato grandi differenze, sinceramente. E neanche in sport non senti che... Leggermente il volante si diventa... pelo più rigido e il motore leggermente più pronto, ma cambia solamente la risposta dell'acceleratore, ma non, cioè, è un po' truccato, ecco, ma non fa nulla, non fa nessuna differenza vera. Ok, non c'è tanta differenza, no, tra l'eco e lo sport, diciamo così. Bene, io direi adesso di andare a fare un giretto di prova così e poi ci ritroviamo per le conclusioni. Ottimo. Prima di fare la prova su strada, facciamo un attimo una prova di accelerazione, così giusto per far vedere come va questo turbo diesel. Se non sbaglio ci mette 10 secondi da 0 a 100, Lorenzo? Sì, poco meno in teoria, 9,8 forse. 9, sì. Ok, quindi è un buon... Bene, allora faccio un attimo... Siamo su una strada chiusa, quindi possiamo fare anche una prova di accelerazione. Quando vuoi, Lorenzo. Spinge, eh?
Si sente quando entra la turbina. Sì. Molto bene, molto molto bene. Sì. È ancora da dire la sua questo motore. Sì. Molto bene. Bene, adesso andiamo a fare una prova su strada e così vediamo come va su strada normale, ecco. Eccoci qua, facciamo una prova su strada. Beh, che dire, l'auto è ancora super attuale secondo me, con questo bel display che vedete qui, grande, che vi ho fatto vedere prima, e poi il display, il cruscotto, sempre bello sportivo. Allora, prime impressioni così a correre, si sente un po' rigida, no Lorenzo? Un po' rigida, sì, l'assetto rigido. Sì, si sente che è bella sportiva, bella piantata a terra. E poi guardate che belli gli specchietti, fatti così a punta mentre si sta correndo. Veramente belli, belli, belli. Non si sente il motore, è silenzioso, questo essendo un 4 cilindri comunque è bello silenzioso. Un bel cambio. E adesso siamo a quanti chilometri? 30. 30 all'ora. Ma si vede benissimo anche il display nonostante la luce. Bene, adesso ripartiamo. L'auto è appena stata accesa, quindi è ancora un po' fredda, anche se fa caldo fuori. Ed ecco qua il cruscottino. Qua abbiamo i consumi. Ah, dalla partenza quello. Poi diciamo che adesso siamo già a 80 all'ora e l'auto è ancora... siamo in sesta. Sesta, sì. Sì, 80 all'ora, siamo a 1000, non saremo neanche a 1200 giri, sì, penso. Esatto, circa, sì. Sì. Ecco, vedete che la telecamera sobbalza perché ha un assetto rigido. Dottore. Sì, però è ben chiodata a terra, quello sì. È un bel andare comunque. Siamo appena a 1200 giri a 80 all'ora. E questo ci permette di risparmiare perché è una sesta lunga, no Lorenzo? Sì, è vero, esatto. Penso che a 130 quando sarai neanche 2000 giri? Sì, esatto, a poco più di 2000. Sì, perché è una sesta molto lunga. Infatti lo... ecco, adesso abbiamo fatto una curva così e... sì, a differenza della Clio della... di tua sorella, vedo che forse era un po' più morbida la Clio. Un po' più morbido, sì, anche assetto, assolutamente, sì. Perché questa comunque essendo la versione FR aveva come optional infatti l'assetto riabbassato di 10 mm e di conseguenza anche la parte di sospensione riadattata, e quindi poi pneumatico con spalla bassa anche questo si sente, sì. Influenza. Adesso siamo 100 all'ora e siamo a 1400 giri, quindi un bel andare, sì signore. Bene, era giusto così una prova per fare un'accelerata qui e vedere un attimo come va. L'auto è silenziosa, nonostante sono passati ormai un po' di anni, però credetemi che è ancora come fosse nuova. E magari i consumi adesso sono giusti perché abbiamo fatto un po' di chilometri e di sicuro sono più reali dei primi 10.000 chilometri, ecco. Bene signori, adesso noi torniamo da dove siamo partiti e poi così facciamo le conclusioni. Eccoci qua, siamo tornati dalla prova. A me sinceramente il motore mi sembra ancora che va bene, molto bene. Non ci sono rumori strani, anche ammortizzatori, cose del genere, una bella tenuta di strada, bella. E poi guardatela, ci siamo messi così per farla vedere lateralmente, che secondo me è la parte più bella di questa Ibiza, anche il colore, i cerchi e tutto quello che va dietro. E consumi molto bassi, però nonostante tutto abbiamo un'auto sportiva. Ed è un'auto che secondo me è ancora da valutare tantissimo, Lorenzo. Cosa dici? Anche secondo me. Se ne trovate di usate, l'auto con questo motore qua non avete di sicuro problemi. Ecco. Assolutamente. Sì, almeno sì. Lorenzo non ne ha avuti. La mia esperienza. Quello sì. Bueno, io ringrazio ancora Lorenzo per la sua disponibilità, figurati. Che è già il terzo video che combiniamo a fare. E quindi magari aiutatemi iscrivendovi al canale. È gratuito, non dovete fare niente, solo il tastino iscriviti e siamo a posto. E così magari Lorenzo, forse riusciremo a fare un altro video. Spero. Forse, perché abbiamo in mente una cosa di un'auto un po' particolare, con un po' di storia. E niente, poi mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, mettete mi piace e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti, arrivederci.